Avete visto durante diciamo, le fasi discorsive dei miei colleghi che io sono andato avanti perché veramente dobbiamo arrivare alla fine in un orario stabilito. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto il cake, quindi abbiamo fatto il cake partendo da una classica base burro, zucchero montato, aggiunta di uova e porro a filo, e poi le farine, nocciola, farina 03 per la W180. Abbiamo messo anche un pochino di pasta nocciola per dargli ancora una spinta di gusto. Chiaramente utilizzando lo stampo in silicone abbiamo sempre poi una sbordatura, abbiamo cercato di pareggiarlo per andare a fare meno punti possibili, ma l'abbiamo poi pareggiato a coltello, avete visto Renato che l'ha pareggiato. Lo lasciamo un attimino a temperatura ambiente, tanto la pezzatura è piccolina, quindi ci serve che si raffreddi per andarlo poi a glassare e appoggiarlo su un crollino. In questa fase qui, prima della glassatura, si può anche decidere di abbattere in positivo il prodotto. Bisogna solo fare attenzione, poi quando si andrà a fare la glassatura con cioccolato e burro di cacao, che non sia troppo freddo, perché non dobbiamo, altrimenti la nostra glassa diventa troppo spessa e tira troppo il freddo. Quindi lo continuiamo a lasciare raffreddare a temperatura ambiente. Poi, tornando invece questo per quanto riguarda il cake, nelle fasi successive, poi andando avanti lo riprendiamo. Per quanto riguarda invece il discorso della pralina, avete sentito Salvatore che prima diceva, a seconda dell'ambiente esterno, dovete cercare di regolarvi. Io ho qui sotto portato con me un piccolo forno, diciamo, che può servirmi per scaldare un po' lo stampo. Nonostante tutto, oggi la giornata a Torino è parecchio fredda, l'ambiente è abbastanza freddo, perciò abbiamo fatto un giro soltanto di camicia. È consigliabile farne due, se si riesce a tenere lo spessore, appunto, che diceva Salvatore prima, di circa 2 mm, perché la pallina risulta un po' più lucida, un po' più, diciamo, perfetta da un punto di vista poi, semplicemente, cioè, dal punto di vista ottico. Cosa stiamo facendo adesso? Ah, ecco, abbiamo fatto il caramello, l'ho lasciato sul banco, avete visto che abbiamo cotto lo zucchero a secco e abbiamo messo tutti gli altri elementi, panna, zuccheri e burro a bollire in microonde, li abbiamo sciolti. Una volta che lo zucchero ha raggiunto la nostra temperatura di caramellizzazione, abbiamo aggiunto all'inizio a filo e poi un po' più, diciamo in maniera abbondante, fino al termine del nostro composto, la panna. Fate molta attenzione quando fate un caramello, sicuramente lo saprete già, ma è meglio ribadirlo, che è un momento un po', diciamo, tra virgolette pericoloso, ci cioè si può fare un po' male. È molto importante che il liquido che si aggiunge negli zuccheri, nello zucchero, sia bollente, comunque caldo, perché se fosse freddo, lo shock termico farebbe sì che ci sarebbe un'ebollizione molto pronunciata e quindi rischiamo che gli schizzi caldi dello zucchero ci facciano male. Perciò fate attenzione a questo, mescolate bene, riportate a bollore e poi il caramello si spegne. Se vi dovesse capitare, il consiglio può essere, se vi dovesse capitare che sentite quando girate con la vostra spatolina dei pezzettini di zucchero che vi hanno fatto crosta, e non vogliamo andare oltre la cottura dello zucchero perché altrimenti poi avremo troppo amaro, superati poi i 140 gradi, il consiglio è, prima di cambiarlo del contenitore, lo filtriamo e togliamo eventuali grumi. Altra cosa, avete notato lo zucchero che ci abbiamo messo un po', diciamo, non abbiamo messo tutta la parte di zucchero direttamente in pentola, l'abbiamo fatto una volta perché diamo una mano nello scioglimento dello zucchero, mettendo uno strato molto sottile sulla pentola. Volta messo lo strato sottile in pentola, quando inizia a sciogliersi, andiamo avanti ad aggiungere il zucchero. È un'operazione che gli diamo un po' più tempo, ma non dobbiamo stare a viaggiare, soprattutto lo scioglimento dello zucchero così sarà uniforme. Quindi, per ovvie ragioni, io ho portato un po' di caramello pronto in maniera che questo qui lo facciamo raffreddare in maniera diciamo naturale. Anche qui si può accelerare mettendolo in frigorifero, ci ricordiamo ogni tanto di girare in maniera che la parte più fredda esterna si mischia con la parte interna e riusciamo a raggiungere la temperatura desiderata.
In questo caso, utilizzando il fondente, come diceva Salvatore prima, dobbiamo fare attenzione a non superare a urinarlo, a riempire, a mettere nel nostro stampo, nel riempire la nostra camicia, a una temperatura che non supera, diciamo, i 29 gradi, proprio per evitare che il cioccolato si in qualche modo si sciolga. Abbiamo messo quindi la prima parte del ripieno nella nostra camicia, adesso andiamo a vedere. Okay. Adesso in questo caso qui andremo a finire di riempire lo stampo con in questo caso ho fatto un doppio ripieno, quindi un caramello con una parte di sale e poi un pralinato di nocciola. Sarò noioso con la nocciola, ma essendo in Piemonte abbiamo deciso di dare un plus a quest'ottimo ingrediente che abbiamo. E tanto questo penso sia il problema minore, perché essendo collegati da tutta Italia credo che abbiamo una gamma di eccellenze in tutto il territorio che possiamo e potete sbizzarrirvi come volete. Per fare quindi il pralinato ho messo insieme un pralinato, 55% di nocciola e 45% di zucchero, ho aggiunto la pasta di nocciola, ho mescolato le due parti grasse, stiamo temperando il cioccolato e il burro di cacao a microonde. Come funziona? Se la telecamera qui dovrebbe vedere bene. Cosa vedete qui? Qui vedete un burro di cacao, adesso magari i dettagli voi non riuscite a vedere, però io vedo un burro di cacao che ha uno stato liquido al centro quasi, cremoso ai bordi, e ci sono ancora dei pezzettini dentro. Per temperare la microonde è molto importante, avrete visto negli ultimi due minuti fare di continuo su e giù, perché per fare una tempera corretta a microonde dobbiamo cercare di sciogliere la nostra massa senza far sciogliere tutto, diciamo, tutti i cristalli del burro di cacao, cioè sono loro stessi, perché proprio il burro di cacao, in questo caso ve lo faccio vedere con il burro di cacao, perché col cioccolato è la maniera più semplice, sono i nostri indicatori di tempera questi microcristalli. Se riusciamo ad arrivare a sciogliere completamente la nostra massa mantenendo proprio qualche microcristallo quasi invisibile a occhio nudo, abbiamo una temperatura ottimale e quindi possiamo adoperare la nostra massa. In questo caso stiamo facendo una quantità molto piccola, quindi forse si fa più fatica che su una quantità un po' più grande. Il consiglio quale può essere? Soprattutto magari all'inizio sul burro di cacao. Il burro di cacao ha, essendo diciamo della partenza del burro di cacao, perché ci mette un po' di più a sciogliersi rispetto al cioccolato a microonde. Quindi all'inizio gli dobbiamo dare magari un po' più di tempo, ma nella parte finale, quando siamo in questa fase qui, vedete che adesso ho ancora i miei cristalli dentro, il burro di cacao non è più opaco come prima, quindi prima aveva iniziato la cristallizzazione, in questo momento e lo vedete più liquido, quindi in questo momento abbiamo una parte liquida leggermente più calda e una parte solida, e piano piano l'una scioglierà l'altra. Chiaramente se io adesso lo tolgo dal microonde, lo appoggio qui, vedo ancora i cristalli, dico ok, lo rimetto dentro perché ci sono ancora i cristalli, è un errore, cioè non devo fare l'errore di pensare che al microonde devo sciogliere tutto il cioccolato o tutto il burro di cacao finché non lo vedo completamente sciolto. Devo lasciare il tempo alla massa liquida, alla massa calda che si è sciolta, di sciogliere la parte solida e far sì che arriva a un certo punto che mantengo quasi ancora quella parte solida senza aver mandato troppo su di temperatura la parte liquida. Stessa cosa con il cioccolato, chiaramente nel cioccolato non c'è il burro di cacao, così a vista non ci sono, ma la stessa funzione la fanno le stesse gocce del cioccolato, che al loro interno contengono appunto il burro di cacao, e quindi l'indicazione di tempera anche qui ce la darà il cioccolato stesso. Chiaramente possiamo sempre lavorare, come diceva Salvatore, con diversi metodi, con diversi macchinari, la temperatrice è quello più diffuso. È chiaro che se io devo fare una pralina dove vado a creare un ripieno con dentro degli allergeni, che può essere del sesamo, della nocciola stessa, eccetera, per temperare il composto non me ne andrò anche in fase di produzione, parlando di una produzione comunque artigianale, come può essere la piccola pasticceria, o parlando nel vostro caso, la scuola o casa, non andrò a sporcare il macchinario con un ripieno per avere la tempera. Quindi userò il cioccolato, posso fare il temperaggio, come dicevamo prima, a microonde
così possiamo fare il tetraggio di trono per inseminazione, quindi possiamo mettere una parte, tre parti di cioccolato, diciamo, sciolto a 45 gradi e una parte in gocce che mi va a sciogliere e a temperare, funziona allo stesso modo, cioè avrò una massa a 45 gradi, metterò un terzo a temperatura ambiente in stato solido, il gocciolino all'interno della massa, e uno mi tempererà l'altro. Questa operazione si può fare, ma dobbiamo ricordarci di partire da un cioccolato, quello solido, che andiamo a portare a 45, e soprattutto, ma soprattutto quello solido che andiamo a inserire nella massa, dobbiamo partire da un cioccolato in tempera. Quindi, in questo caso, quando io apro una busta di cioccolato e trovo le gocce in tempera, se conservo male la mia busta di cioccolato in un ambiente caldo, e quando apro la busta di cioccolato vedrò quell'affioramento, quello sbiancamento di cui vi parlava Salvatore prima, in questo caso non avrò una tempera corretta. Quindi in questo caso dovrò fare un temperaggio classico, portando tutta la massa a 45 gradi, metterla sul nostro banco, raffreddarla circa a 27-28, fare la nostra curva del cioccolato, la piccola parte che tengo in caldo mi riporterà da 28 a 30, 31 a seconda del tipo di copertura. Ok, adesso qui abbiamo il burro di cacao, vedete che è ancora proprio... Intanto mi dicono che non si sente tanto bene. Togliere la mascherina, ma tanto io sono distante. Mascherina non si deve togliere. Ok, forse adesso va meglio. Quindi abbiamo, dicevamo, la massa di burro di cacao che vedete si è sciolta, ancora due piccoli cristallini, però non si sciolgono rapidamente, mantengono ancora la loro forma, quindi direi che siamo alla temperatura ottimale. Il cioccolato che abbiamo sciolto prima, vedete che anche questo qui ha ancora qualche pezzettino. Chiaramente questa è un'operazione che in un ambiente freddo, in una massa così piccola, risulta un po' complicato, ma lo facciamo lo stesso. Ok, il nostro burro di cacao ancora, non so se riuscite a vedere, un'ombra di gocciolina dentro, lo giriamo un attimino, aspettiamo che si scioglie ancora quello e poi andiamo ad unire le tre masse. Quindi, come abbiamo unito le due masse grasse qui, andiamo a unire il cioccolato e il burro di cacao. Il burro di cacao in questo caso, visto che stiamo usando un cioccolato bianco aurum, è un cioccolato al caramello, un cioccolato bianco, al gusto di caramello, quindi con le parti, diciamo, di latte caramellate. Qui cosa facciamo? Andiamo ad aggiungere una parte di burro di cacao per avere la consistenza ottimale che ci serve poi nel nostro ripieno, considerando che dovrà andare ad assorbire anche tutta la parte grassa. Quindi mescolato questo, abbiamo unito, una domanda che può venire fuori, o comunque una cosa che mi sono chiesto anche io, magari mescoliamo burro di cacao e cioccolato a secco, a freddo insieme e facciamo una tempera sola per non fare la doppia tempera. Chiaramente non lo facciamo questo perché abbiamo due masse che hanno due diverse temperature di tempera, quindi quando io andrò a sciogliere il cioccolato sarà in realtà pronto, il burro di cacao avrà ancora dei grumi, quindi lo facciamo separatamente. Una cosa che non vi ho detto, adesso mi viene in mente, vedete che lo stampo un po' sporco di giallo, non l'ho fatto davanti a voi perché voleva dire riempire tutte le telecamere di sporcizia, comunque di grasso, di burro di cacao. Abbiamo scelto in questo caso di dare giusto un po' di colore, una decorazione allo stampo, ci sono varie tecniche per decorare lo stampo, ne abbiamo scelta una, diciamo, semplice, quindi burro di cacao sempre temperato. Abbiamo unito al burro di cacao del colore liposolubile giallo e abbiamo dato una spruzzata con un aerografo al nostro stampo. Adesso abbiamo il caramello, come diceva Salvatore prima, per alcuni ripieni potrebbe essere una ganache, ma potrebbe essere il caramello stesso. Se io dovessi fare in produzione una
cartolina, dovrei far riposare il nostro stampo per un po' di ore prima di andare a mettere il secondo ripieno. Quindi abbiamo la parte, diciamo, fatta oggi, una parte fatta ieri. Vedete la differenza tra quello di ieri e quello di oggi, no? Qui abbiamo la nostra pellicina sul caramello stabilizzato, e andiamo a fare tutte e due, andiamo a aggiungere, diciamo, il secondo ripieno, e ci riprepareremo poi per fare la stessa operazione, quindi unire il cioccolato e il burro di cacao per il glassaggio della, per il glassaggio della, del cake. Allora, in questo caso, visto che stiamo utilizzando un ripieno amido, potremmo in realtà sia riempirlo così con il sac a poche. Adesso magari vi faccio vedere. Allora, cercherò di fare un stampo un pochino, riempendolo, diciamo, giusto nella fase di farcitura. Ma ipotizziamo che il nostro ripieno magari possiamo decidere di mettere anche dei pezzettini di, non so, di nocciola sabbiata o caramellata, possiamo mettere delle sfogliette croccanti, possiamo mettere un inserto che fa sì che non riusciamo magari a colare così al sac à poche. Allora, in questo caso, dovessimo avere una problematica di questo tipo, quello che ci conviene fare è o riempire lo stampo come sto facendo adesso io, ma chiaramente con un buco più grande che ci permette di far uscire gli inserti croccanti. Altrimenti, proprio perché stiamo usando un ripieno amido, potremmo anche andare a riempire un po' come quando si fa la camicia in macchina, quindi mettendone meno, però mettendo il ripieno abbondante, anche se esce un po' dallo stampo, poi lo incliniamo in maniera tale che riusciamo a togliere tutto l'eccesso. Adesso vi faccio vedere, magari con lo stesso ripieno, fatto sia in un modo che nell'altro. Cerchiamo di lasciare un giusto spazio tra il ripieno e quello che sarà poi la chiusura del cioccolatino. Poi lo andiamo a rimettere in frigo di nuovo, facciamo cristallizzare quella parte, e dobbiamo fare un po' di attenzione poi in fase di chiusura che lo stampo non sia troppo freddo, perché se lo stampo è troppo freddo, lo tiriamo fuori dal frigo e lo andiamo subito a chiudere, il cioccolato tende a tirare troppo. Allora, facciamo un metodo diverso adesso. Ipotizziamo che noi abbiamo il nostro ripieno che andiamo o a colare da una pentola direttamente sullo stampo, oppure con un sac à poche molto largo, perché abbiamo tanti pezzi per inclusione. Allora, non ci preoccupiamo, andiamo a riempire il nostro stampo in maniera eccessiva, così simuliamo, diciamo, quella problematica lì. Poi andiamo a togliere l'eccesso del nostro ripieno. Ok, una volta tolto l'eccesso abbiamo una superficie pari, tutta piena. Dobbiamo cercare di inclinare lo stampo, gli daremo dei piccoli colpi affinché si crei questa goccia su tutti i nostri cioccolatini. In questo caso andiamo a rimuovere la goccia, quindi abbiamo rimosso l'eccesso e abbiamo tutte quante le nostre praline con la stessa quantità di ripieno. Come vedete, rispetto all'altro, vi faccio vedere, mi sono portato anche qui un pezzo, diciamo, a metà. Vedete che qui il cioccolato, il bordino della nostra camicia, da una parte è leggermente sporca di ripieno, dall'altra invece c'è il cioccolato pulito. Allora, in questo caso, visto che stiamo usando un ripieno amido,
ci preoccupa meno, nel senso che non abbiamo comunque umidità all'interno della sulla parte esterna del cioccolatino, che ci darebbe poi fastidio quando andiamo a chiudere. Quindi, che cosa dobbiamo fare in questo caso? Lo mettiamo a raffreddare come l'altro e poi, come nell'altro caso, quando andremo a fare la chiusura, andremo sempre nel nostro phon caldo a scaldare leggermente da lontano senza sciogliere sia il ripieno ma sia il bordino in cioccolato, perché quando andiamo a unire la massa di cioccolato al 30+1 temperata su questa massa qui che è fredda a 22 gradi, se non faccio questa operazione rischio che nel momento in cui giro il cioccolatino o il cioccolatino viene poi messo in una sua scatola di conservazione, viaggia nella sua scatola eccetera, lo zoccolino, comunque la chiusura della pralina rischia di staccarsi. Così invece, avendo la parte leggermente sciolta, leggermente stemperata sul nostro bordo, quando uniamo la parte, diciamo, temperata, abbiamo una chiusura ottimale. No, aspettiamo questi e poi chiudiamo tutti insieme, adesso andiamo avanti con il cake. Questo qui lo mettiamo in un punto di prova. Il nostro cake a temperatura ambiente, abbiamo preparato dei frullini, vi dicevo che in questo caso andiamo a fare una copertura, una glassatura del nostro cake, perché chiaramente se dovessi spedire un biscotto o comunque un prodotto fatto da forno, in questo caso, se dovessi spedire così naturalmente avrei il problema che con l'aria tende a seccare e quindi arriverebbe un prodotto non idoneo, comunque non pensato che abbia una placante esterna data dalla sua camicia, il biscottino di frolla che mi dà la masticabilità e un qualcosa di morbido invece all'interno. Quindi vedete che Renato ha dato il primo montaggio al cioccolato, lo sta girando in maniera che la massa si riscaldi in maniera omogenea. Mentre lui fa questo, io inizio a mettere anche il burro di cacao, così ci prendiamo. Allora, perché aggiungiamo il burro di cacao nel cioccolato per andare a fare questa operazione? Potremmo farla anche solo con il cioccolato. Generalmente si fa solo con il cioccolato quando andiamo a fare gli biscotti che andiamo a immergere nella nostra copertura e lì rimane lo strato di cioccolato magari leggermente più spesso nella parte che abbiamo glassato. Qui invece che cosa vogliamo? Vogliamo che il nostro cioccolato sia abbastanza fluido per fare uno strato che ricopra interamente il nostro biscotto e allo stesso tempo non rimanga troppo spesso da coprire poi il gusto delicato della nocciola. Quindi per fluidificare la nostra copertura gli andiamo ad aggiungere del burro di cacao. La nostra copertura, vedrete quando sarà in tempera, che avrà una certa fluidità, dopo che aggiungiamo il burro di cacao avrà una fluidità completamente diversa. Anche in questo caso dobbiamo sempre, come prima, temperare i due composti. Per questo è un'operazione che ci richiederà qualche minuto. Ci siamo preparati degli stuzzicadenti, perché andremo a puntare il nostro biscotto con stuzzicadente, lo immergeremo, lo passeremo poi prima su un foglio di carta da forno e poi lo appoggeremo lì per evitare che ci faccia magari un po' di zoccolino eccessivo sul biscotto. Vedete che il burro di cacao, nonostante gli abbia già dato due passate in microonde, inizia proprio solo nella parte
naturale tende a scaldare sempre un po' il centro, il fondo, no? Del nostro prodotto, quindi in quella parte lì inizia a vedersi un po' di lucido, inizia a vedersi un po' di sciolto, ma ancora più a tempo, mentre il cioccolato generalmente viaggia più in fretta. Sul cioccolato bisogna fare molta attenzione, soprattutto quando si tempera in questa maniera, al discorso che vi accennavo prima. Adesso, in questa fase in cui Renato ha sciolto il cioccolato, io appoggio sempre la mano sotto per sentire anche quanto calore percepisco, no? Lo sento abbastanza caldo, vedete che ci sono ancora i pezzi di cioccolato. Non lo mettiamo subito in microonde, come vi dicevo prima, dobbiamo aspettare di vedere. Se voi notate, anche facciamo un po' quello che fa la temperatrice, la mettiamo a mano, mescoliamo, il cioccolato ha bisogno di essere mescolato, ha bisogno, perché prende freddo da sopra, prende freddo da sotto quando è appoggiato su una superficie fredda, il calore viene trattenuto nel centro, quindi io lo devo mescolare in maniera che la mia tempera sia del tutto uniforme, la mia temperatura sia uniforme, lo devo mescolare perché così vado a sciogliere bene tutto quanto. Vedete che i grumi rispetto a prima iniziano a essere decisamente meno, il cioccolato ha ancora abbastanza calore, quindi aspettiamo a dare ancora il microonde. Deve avere un attimino il suo, deve prendersi, diciamo, il suo tempo. Intanto verifichiamo la durezza del nostro ripieno di cioccolatini di prima. Ok, vedete che ha cambiato colore, inizia a tirare. A questo punto lo lasciamo fuori dal frigo per evitare, appunto, come dicevamo prima, che abbiamo quei problemi di temperatura, che quando andiamo a chiudere il nostro stampo freddo da frigo inchioda subito il cioccolato e non riusciamo a chiuderlo. Sulla forma, cioè sul cioccolatino, io diciamo che sia per quello sia per un biscotto da forma, in questo caso abbiamo avuto a disposizione diverse forme. Tendenzialmente io consiglio di però è un consiglio molto personale, di evitare magari stampi con degli spigoli, perché lo spigolo ci crea sempre un po' di problematiche, cioè tende generalmente a formarsi la bollicina d'aria, tende generalmente, anche solo pensate a quando spostiamo il cioccolatino, lo spigolo che colpisce un altro cioccolatino lo potrebbe leggermente rigare, se invece è una superficie stondata, prima di rigarsi vuol dire che l'impatto tra i due cioccolatini deve essere un po' più importante, mentre uno spigolo, ricordate che il cioccolato prende veramente tutte le caratteristiche del contenitore in cui si versa, che possa esso essere un foglio di carta, che possa essere un foglio di acetato, se noi prendiamo il cioccolato temperato, lo mettiamo su un foglio di carta da forno, lo stesso cioccolato su un foglio di acetato, una volta che è cristallizzato, avremo una superficie opaca rispetto alla parte a contatto con questo foglio, sul foglio di acetato avremo una superficie riflettente e lucida, perché prende le caratteristiche del suo contenitore o del posto dove viene versato. Di conseguenza, lo spigolo vivo farà sì che il nostro cioccolatino, quando esce, avrà proprio uno spigolo che quando colpisce un'altra pallina o anche solo il bordo del nostro contenitore rischia di rovinarsi. Se invece abbiamo una superficie sfondata, è tutto più semplice, diciamo. E anche un coefficiente di difficoltà, non abbiamo uno spigolo perfetto, quindi sta anche a voi la scelta. Ok, vedete che il nostro cioccolato adesso, diciamo, è passato qualche minuto da quando non ha preso più il microonde, ha conservato ancora qualche grano di cioccolato, quindi qualche muro di cacao all'interno non è perfettamente sciolto. A questo punto, visto che non sento più caldo sul contenitore, posso iniziare a dargli di nuovo un po' di microonde. Io non so se vogliamo magari interagire durante appena appena per evitare un po' di tempi. Allora, adesso magari vi facciamo vedere, visto che siamo, diciamo, quasi mezzogiorno, quindi dobbiamo
dobbiamo diciamo un po' affrettarci. Allora, adesso io vi farò vedere magari giusto 3-4 biscotti, la glassatura, poi ve li presento magari già quelli che mi sono portato fatti, ma giusto per stare nei tempi. Facciamo quindi magari Renato la chiusura del cioccolatino, mentre questo va tu prendi la borsa, sì, prendiamo quello. Allora, in questo caso, visto che dobbiamo immergere il biscotto, andremo poi a vedere la massa da dentro, accenderemo un contenitore un po' più stretto, così da avere abbastanza composto per immergere il nostro biscotto. Una prova che si può fare sempre per vedere se il nostro cioccolato è in tempera, soprattutto quando lavoriamo su un banco di marmo, un banco d'acciaio, appunto una superficie fredda, è quella di far andare una piccola gocciolina sul nostro banco, vedere che opacizza, vedere che il cioccolato inizia la sua cristallizzazione. A quel punto possiamo procedere e abbiamo diciamo una certezza in più che stiamo facendo un buon lavoro. Ok, il burro di cacao, vedete che conserva ancora qualche cristallo. Attendiamo che si sciolga. Se dovessimo mandare fuori in tempera il cioccolato in questo caso, allora a quel punto, visto che non avrà raggiunto i 45 gradi, ma non sarà più la temperatura giusta di tempera, possiamo o aggiungere tanta massa per rifare di nuovo l'operazione, o altrimenti c'è sempre diciamo il vecchio sistema, lo stendiamo, lo spatoliamo sul banco e lo andiamo a temperare. Allora Renato, vuoi che ti faccio spazio e andate lo stampo che guardo rapidamente, gli fai un passaggio tu col forno a tutti e tre, così. Quindi abbiamo sciolto tutto. Allora, adesso Renato farà un passaggio, come vi dicevo, con la pistola per andare a sciogliere un po' la parte esterna della camicia e leggermente anche il ripieno, in maniera che il cioccolato in tempera si attacchi bene dappertutto. Noi distendiamo bene il composto di cioccolato e burro di cacao. Dobbiamo chiudere gli stampi, mentre vuoi rilassare tu questi? Sì. Allora, fammi uno tu e poi io vado avanti. Pensare che 20 anni fa mi diceva il contrario, lo stesso professore. Cioè, te faccio vedere uno io e poi dove va. Ok, quindi cosa facciamo? Abbiamo detto, lo immergiamo, aspettiamo un attimino che l'eccesso fuori via, ok? Questa fase poi, se lo facciamo uno alla volta così, adesso lo scopo va bene, lo prendiamo subito, non è ancora cristallizzato e lo andiamo ad appoggiare sul nostro biscottino. Se invece dovesse cristallizzare, perché ne facciamo un po' uno dietro l'altro, con la spatolina lo andiamo a staccare leggermente e ci diamo una mano per metterlo su. Allora, vi dicevo, facciamo magari anche solo una fila.
fa veramente freschino. Così già. Sì? Vuoi dare un attimo di... No, non può. Portiamo il cioccolato su tutta la superficie. Questo stampo non è stato, diciamo, abbastanza a temperatura ambiente, un po' freddina, quindi il cioccolato tende subito a pulire. Poi, una volta fatta questa operazione, lo andremo a rimettere ancora un attimino in frigorifero. Il tempo di cristallizzazione di quello strato sottile di cioccolato sarà pochissimo. Generalmente questa operazione la potete fare anche tranquillamente senza sac à poche, semplicemente andando a mettere o sotto la temperatrice o versare dalla ciotola direttamente sullo stampo. In questo caso non ne serve tantissimo di cioccolato. Se volessimo mettere una serigrafia sul nostro stampo, l'operazione da fare è lasciare una piccola parte di cioccolato sull'estremità, sul bordo dello stampo, appoggiare la serigrafia e poi tirarlo via. Vedete quanto fa freddo in un secondo? Il cioccolato cristallizza subito sulla... Abbiamo ancora questo. E vi facciamo vedere magari un attimino quello che è il risultato finale. Non so se intanto volete dire qualcosa voi. E ci vuole il microfono, lo posso impostare. Vi faccio vedere solo magari un secondino per la pintura del biscottino. In questo caso io parlo delle. Ma non so se si può fare. Andiamo a fare un puntino sempre con il cioccolato temperato, con la glassa stessa. In questo caso ve lo faccio vedere naturalmente prima che cristallizza del tutto. In questo caso mettiamo la nocciola che dà un punto di lucido con un'ulteriore consistenza di più dolce. Poi in questo caso, volendo ancora togliere magari un po' di imperfezione che può fare il biscotto, essendo comunque non una superficie liscia e piatta perfetta come un cioccolatino, potremmo con un cornetto sporcare un po' il bordo e passarlo tipo in una granella di nocciola, una granella di cioccolato. Poi lo vedremo nella presentazione. Ok, modelliamo il cioccolatino e direi che possiamo poi andare a Allora, io ne approfitto perché adesso che vedo che state preparando il prodotto di piccola pasticceria secca decorato col cioccolato,
se Alessandro Rasca ci sta ascoltando e può connettersi, magari se la connessione adesso è un po' migliore, insomma, che consigli dà ad esempio per la spedizione di un tipo di prodotto di questo genere? Alessandro, ci sei? Io ci parlo. Ho salvato. Grazie Alessandro. Che ci sono? Sì, cioè, confermiamo, ci sentiamo. Ok, per quel tipo di prodotti ci sono delle scelte del genere. Mi vedete? Sì. Sono delle scatole utilizzate per questi case. Queste scatole vengono utilizzate normalmente sia per cioccolatini che per questi piccoli cake o pasticcini. Addirittura per poter mangiare e servire al volo questi prodotti possiamo utilizzare anche un involucro del genere in cui vengono messi all'interno tre snack e possono essere utilizzati per l'asporto e per essere mangiati anche per strada. Io non mi sento, sto parlando, non mi vedo, non riesco a vedermi. Abbiamo sentito. Sentite, ok? Visto che abbiamo, ne approfitto, visto che con Alessandro Racca i problemi di connessione sono stati abbastanza significativi, almeno per quanto riguarda noi da qua, magari ne approfitto per chiedergli poi se ha tempo e voglia di condensare magari in un video le cose che si è detto oggi, in modo che poi come con tutti gli altri lo metteremo poi sul nostro canale YouTube, che sarà poi ovviamente a disposizione di tutti. Questo vale per tutto quanto fatto stamattina, tutte le operazioni di stamattina sono ovviamente state registrate e quindi giusto il tempo di fare un po' di editing, e poi saranno a disposizione sul canale YouTube di Associazione PS, proprio perché l'idea è di dare e di farne uno strumento didattico, formativo, non solo in previsione della preparazione per i primi cioccolato giovani, ma anche ovviamente per chiunque fosse interessato. Ci sono delle domande, intanto approfitto, c'è qualcuno che ha fatto delle domande specifiche, nessuna, non abbiamo, era tutto estremamente chiaro. Lidia, c'è qualche... Chiedono il nome del canale YouTube. Il nome del canale YouTube è Associazione Pies, quindi cercate su YouTube Associazione Pies, sito Pies, e lo troverete, e vi troverete anche quelli che sono stati fatti negli anni scorsi in preparazione dei vari concorsi, quindi sul gelato. Mi risulta sia molto gettonato quello sul bilanciamento del gelato fatto da Marchetti, anzi soprattutto per fare le congratulazioni a Marchetti, perché gli hanno dato il premio chiave a stella per tra le imprese che hanno meglio affrontato e hanno adottato soluzioni nel contesto del Covid, quindi Marchetti è uno dei nostri amici, nonché vittime, nonché direttori tecnici storici, quindi innanzitutto per fargli le congratulazioni, bravissimo Alberto. Tutto quello che si è detto stamattina naturalmente sarà a disposizione la nuova versione del regolamento con tutti i dettagli riguardo alla spedizione dei prodotti, riguardo alle caratteristiche dei prodotti, li conoscete già. Comunque saranno ribaditi e ripetuti nuovamente. Salvatore metterà a disposizione tutte le sue slide, e se avete qualunque tipo di domanda, di informazione, di elucidazione da chiederci, basta che ci mandiate una mail info@associazionepies.it e noi naturalmente saremo contentissimi di rispondervi per quanto ci riguarda. Altre cose, io adesso lascerei di nuovo la palla a Giancarlo, che ci spiega quello che è stato fatto nel frattempo. Secondo, solo che cambio microfono.
Prova. Ok, niente, abbiamo visto Renato che è andato avanti a ghiacciare tra dei biscottini, io ho smodellato, abbiamo messo su diciamo le due forme. Il biscotto lo vedete presentato qui, ho fatto un piccolo passaggio con una granellina per dargli una parte decorativa e per andare magari a coprire un po', diciamo, se vogliamo, un'imperfezione che potrebbe risultare nel caso in cui ci sia il biscotto che non è perfettamente dritto. E vi ringrazio per la pazienza, diciamo, nonostante i problemi penso che poi alla fine siamo riusciti ad andare abbastanza spediti. Alessandro ci darà poi ancora qualche indicazione, le slide di Salvatore che da quando collaboro per me sono orcolato, quindi ragazzi veramente se volete un consiglio, questa è un'iniziativa davvero interessante al di là di tutto, al di là della ricetta, al di là della competizione, perché non che non sia importante, perché lo spirito competitivo nel nostro settore ci dà una mano a migliorarsi tra tutti quanti, ma quello che è importante veramente avere a che fare con professionisti del nostro settore, affermati imprenditori, ma soprattutto persone che hanno una conoscenza tecnica, teorica e pratica della materia, da cui veramente dovete assorbire il più possibile, oltre che dai libri di scuola, che è sempre importante studiare tutto, ma a volte il confronto col professionista, veramente fate domande, chiedete, poi ci sarà modo di rispondere appunto ai dubbi, perché è di fondamentale importanza. Quindi grazie naturalmente a tutti gli organizzatori che sono qui presenti, alla scuola, ma penso di poter dire a nome di tutti che il grazie più grande va a voi. E buon tutto, buona scuola, buon futuro e auguri per tutti quanti.